Signori, benvenuti al cupo del vostro mobby. Questo è Guilt Eater. Un gioco molto particolare, ragazzi. Partiamo subito così. Questo ci tengo subito a specificarlo. Se siete molto soggetti, ecco, il tema del bullismo è un argomento molto delicato, vi consiglio appunto, come dice anche all'inizio del gioco, rivolgetevi a un professionista. Questo perché appunto Guilt parla di una storia basata sul bullismo. Quindi anche per questo mi ha colpito tantissimo e volevo portare alla vostra attenzione. Io spero in realtà, ragazzi, che questo titolo possa diventare una miniserie o addirittura una serie, cioè sarebbe troppo bello, perché quando sono storie, games, bellissimo, storie di questo tipo mi affascinano tantissimo e secondo me meritano spazio veramente tantissimo, ma tanto 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 lo meritano, ragazzi. Poi è pure doppiato, quindi. All'improvviso è sparita. Nessuno sa perché. Praticamente Guilt, signori, è un titolo di avventura con enigmi e stealth. Anche un po' di azione, dove poi si va ad ambientare in molti una... Molti hanno perso le speranze dopo qualche settimana. Città mineraria. Hanno smesso di cercarla. Questo pare appunto, quindi noi vestiamo i panni di una ragazzina che sembra abbia perso sua sorella. Appunto Emily. Ma io non mi arrendo. Devo trovarla. Per forza. Oh, è la sorella, ragazzi, è un'amica, ma... Ehi, hey, Sally! Cerchi ancora tua cugina? La cugina. Che schiaccioli ha te? No, 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 no! Oh no, la bici è andata. Come faccio ora? Troverai le risposte nei libri perduti, lì è contenuta la verità. Già quando sono, vedete, quando sono questi incipit, ragazzi, cioè, per me sono troppo assurdi. E queste sono le cose classiche dove tu dici, ah, ma abbiamo proprio una barra della vita. Eh sì, perché effettivamente ha una componente action. Gli inalatori ti fanno recuperare un po' di salute. Recuperiamo salute. Date forma alle vostre paure e temete. A quanto pare, ragazzi, questa è la descrizione di Steam, dove appunto... ci descrive che Guilt è ambientato in un mondo, appunto, inquietante e malinconico. Praticamente noi dovremmo, attraverso, vabbè, piccolo spoiler, ma manco più di tanto, perché tanto ci stiamo arrivando. Praticamente noi poi nel corso del tempo arriveremo attraverso questa forma di bullismo, appunto. Con quello dovrei arrivare a casa. Appunto. La stazione non è lontana. Ok. Spero sia ancora aperta. Quindi abbiamo una mappa, tante cose. La strada principale, ma... Attraverso questi ragazzi che ci bullizzano, ragazzi, noi arriveremo poi quindi in questa città mineraria, dove da qua poi, a quanto ho capito, partirà tutto... Ma loro sono proprio dietro di noi? Mi metto un po' ansia, effettivamente. E quindi vi stavo dicendo, poi arriveremo a questo mondo distorto, dove appunto poi lì prenderanno forma le paure di Sally. Ed effettivamente poi è dove sembra basato tutto Guilt, praticamente. Quindi sarà veramente interessante poi vedere come tutto questo, no, ci andrà a condizionare. Perché proprio ci viene detto che le nostre paure prenderanno forma. Quindi effettivamente qui abbiamo la salute. Va da sé, ragazzi, che è chiaro che poi avremo delle persone che magari ci attaccano. Persone, ovviamente più esseri strani, no? Che poi prendono forma, perché comunque quando poi dai sfogo in un certo senso alle paure, succede questo. Quando poi uno per esempio sogna, lì ti prendono forma le paure e fai dei sogni più strani possibili, dove poi comunque ti segnano tantissimo. Molte magari lavorano per la fabbrica. Magari ti svegli la mattina che hai fatto degli incubi che poi ti possono anche segnare per tutta la giornata, se non per giorni. La funivia collega Betelwood e la fabbrica. Il giornale non parla più della scomparsa di Emily. Apprezzo molto il fatto che comunque è doppiato, ragazzi. Sono veramente curioso di vedere. Persa? Potrebbe aiutarmi? Devo tornare a casa con la funivia. È tardi. Ringrazia che sia ancora qui. Se puoi salire, ma fai il biglietto. Non può solo farmi entrare. È importante, ragazzina. Non si parte senza biglietto.
Ok, ok. Perfetto stile del film americano, ragazzi, quando ti giri, no? Verso un punto e c'è la lucetta che va e viene. Cioè, proprio è assurda sta cosa. È un biglietto per la pandemia, ma sembra sbagliato. È grezzo e poroso, come se fosse fatto di terra. E secondo me è già qua a parte. C'è già un biglietto qui. Immagino che sia gratis. Qui però comunque la mappa va vista in modo dettagliato, ragazzi, perché sicuramente è molto importante. Ma quello è andato via? Se n'è andato. Vabbè, chiaramente, raga, vabbè, dai, però sta lucetta così mi ricordo un po' Xenfree, sinceramente, eh? Guild, signori, avete notato quella cosa strana durante il filmato? Esplora per scoprire i segreti nascosti nel mondo. A me piace l'incipit, mi dà già quella cosa di particolare. Poi sembra però che poi io vi dico sempre la stessa cosa quando porto un esploriamo, ragazzi. Ma in realtà è perché proprio io faccio... Non è che lo dico, vedo un gioco, dico: ah, boh, questo portiamo, non mi piace. No, solitamente faccio prima delle ricerche, delle cose, quindi... Mi sa che serve un elettricista. Stavo per schiantarmi. Mi terrò alla larga per un bel po'. Ho un pochettino di esperienza, se volete. Qua c'è una torcia. No, ma i giochi dove... No, ragazzi, niente. Questo video non uscirà mai. I giochi dove ci sono le torce, io li odio. Di chi è questa torcia? Beh, penso di poterla prendere. Non l'ho fatta apposta. Ecco, appunto. No, ragazzi, giochi dove ci sono... No. C'è l... Penso che... Non c'è nessuno. Chi ha spento le luci? Penso, ragazzi, che l'ultimo gioco dove... io... Stai no. Proprio staccato. Non penso funzioni. No, vabbè, Sally, non penso manco io, cara, però... Cioè... È lo... È l'ovvio dell'ovvio, Sally, cioè proprio... mi stavo dicendo che l'ultimo gioco dove io ho usato la torcia, ragazzi, era Silent Hill 1, quindi... Cioè, ho detto tutto. Allora, io mi ricordo che lì era... Era l'ultimo titolo, tra l'altro, mai finito, perché... Mi ricordo che poi io all'epoca... Che poi questo lo giocai anche in tempi recenti. Non Sally, dico Silent Hill. Chiuso. E ora come ci torno a casa? E praticamente... Cioè, io... Perché da piccolo, ragazzi, era veramente impossibile. Cioè, per un bambino, secondo me, Silent Hill è impossibile da finire. Ma non è solo per il discorso della paura, discorso per gli enigmi. Io, infatti, mi ricordo che in età adulta lo giocai e sono arrivato fino alla scuola. Poi c'è un enigma, per chi magari se lo ricorda e l'ha giocato, con il pianoforte. E, ragazzi, io lì mi sono proprio arenato. Quindi, poi, a meno che non usi tanta pazienza, allora, usi tanta pazienza e in qualche modo l'enigma lo trovi. Lo risolvi oppure online. Però secondo me così non ha senso, ragazzi. Ma perché... che sta succedendo qui? Sì, infatti, guardate che... Vedete che c'è tipo distrutto a terra. Allora, io non ho capito. Perché c'è stata quella... Vedete anche la casa che è mezza storta, tipo. Sì, è strano. Allora io... Ok... Non mi fa impazzire la musica, sinceramente è un po' ansiogena. Un po' troppo ansiogena. Infatti non riesco praticamente a parlare, ragazzi. Un titolo che fa per me. Niente polizia, niente pompieri. Niente ambulanze. Che fine hanno fatto tutti? Niente di niente. Mizzi, che ora ho parlato? Un terremoto. Questo è tipo un piccolo dettaglio che mi ricorda la Silent Hill. Sempre quando ti va a spezzare la strada, no? Vi ricordate quando lì va... Vabbè, ora non è che voglio fare sempre un confronto, però mi ricordo un po' quella parte lì. Backwards, il giornale locale. Un po' ansioso, eh? Ehi! Mannaggia. Oh, sei un coward. Pure tu. Ma io devo passare da qua, mi stai... No. No, devo passare da qua in realtà. Ok, ragazzi, mi sta prendendo l'ansia, sinceramente. Quindi... Mi sa che questo video veramente non uscirà mai. Quella è... Emily. È sempre stata... nascosta a scuola. Non capisco.
Emily si nasconde a scuola da più di un mese. Ma scusa, questa non è una città mineraria? Che è strano sto fatto, sinceramente. Cioè, una scuola in una città mineraria mi sembra un po' strano. E niente, andiamo ragazzi, vediamo. No, chiusa, da qua. Ovviamente. E ora? Il bidello dovrebbe... Chiusa. Mi serve la chiave del bidello. Signorina, si chiama operatore scolastico. Vabbè ragazzi, io sdrammatizzo, lo porto un po' sulla goliardia perché effettivamente c'ho un pochetto d'ansia. Vabbè, andiamo nell'ufficio del bidello. Potrebbe essere effettivamente che... Spero di non trovare il bidello, sinceramente. Mi basta solo la chiave, eh. Però comunque non sembra, non credo infatti, sia quell'action dove poi devi picchiare e fare, assolutamente. Cos'è quello? Oh, cribbio. Ma proprio subito così, ma tu mi spiattelli le... Mamma che sei brutto. Ma scusa, hai intenzione di stare piazzato là? E mo come esco io? Oh oh. Ho l'impressione che mo sponda la porta. Non farti vedere dai mostri. Abbassati o spegni la torcia per rimanere nascosto. Perché ce l'ho accesa ancora, no? Mamma. Ma quanto è brutto. Ma proprio allora non è tanto il fisico, è la faccia che è bruttissima. Vabbè, chiaramente qua è proprio fatto in modo proprio... Sono stupido. Così che lo posso schivare. Rilevamento nemico, aura bianca. Il mostro è sospettoso, ma Sally non è stata scoperta. In che senso aura bianca? Ah, sì, tipo freccetta, questa cosa qua bianca, ok. Mamma mia, rilevamento nemico invece. Simbolo giallo, nasconditi. Un mostro ha sentito qualcosa e andrai ad indagare. Ovviamente di contro, se diventa rosso, è stata scoperta. Ma quanto è brutto. Ci sono ancora quei mostri. Devo stargli alla larga. Però, allora, vedete, da come dice Steam, cioè, sembra che tu vieni proprio teletrasportato in un certo senso. Non teletrasportato, entri in questa cosa qui, in questa realtà. Però di fatto non sembra, cioè, ok, oddio, c'è stata quella cosa durante il filmato, vi ricordate, no? Quindi effettivamente potrebbe anche essere, però non è che lo avverti. Cioè, magari se capita pure che ti giri un attimo, è un dettaglio... Oh. Ah, brutto. Andiamo di qua. È un dettaglio che ti perdi. Però, amico mio, se tu non ti sposti da là, io non posso passare. Ah, no, potevamo fare il giro da qua. Pensavo che dovevo fare rumore, ragazzi, e farlo distrarre. Oh, occhio. Ma quanto è brutto, mamma mia. Ok, se n'è andato. Veloce, veloce, veloce. Mamma, se si girano quelle alla fine. Se si girano quelle alla fine. Se si girano quelle alla fine. Ok, mamma. L'arma migliore contro i mostri è la distanza. Sì, perché penso non avremo armi, francamente. E quindi poi quella era Emily. Cioè vedete, no, poi io vedete, poi la mia cosa didattica parte poi a scoprire le cose, no? Era Emily veramente come effettivamente siamo entrati. Quindi questa è un'illusione oppure poi succede, no, facsimile come con Oxenfree. Tante cose. Vedete, poi io vado ad indagare. Ma che sta succedendo qui? Sì, ma è proprio strano. È un altro libro strano. Che cazzo? Quindi noi non è che il gioco è lineare fondamentalmente. Noi abbiamo una zona dove poter camminare. Quindi devi stare attento costantemente ai mostri. Bello. Mi piace che sia ambientato così, ragazzi, mi piace. Perché ti dà un po' di libertà. E secondo me in un titolo come questo, per come l'ho avuto la sensazione che sia finora, ci sta a bestia. Guardate quando gli punti la... Pensavo che strizzava l'occhio quando gli puntavo. Però ragazzi, ma vedete, è stranissimo. Vediamo un attimo sto diario, ragazzi. Non mi piace questo posto. Mi mancano casa. I miei vecchi amici, a volte vedo mia cugina, ma frequento un'altra classe. Quindi sono quasi sempre sola. Tutti gli altri hanno qualcuno con cui parlare. E non so mai se è il caso di presentarmi. Forse avrei dovuto farlo prima. E ora è troppo tardi. La maestra mi ha fatto dire il mio nome in classe davanti a tutti. Ma ero così spaventata che non sono riuscita a parlare. Poi mi ha mandato al mio banco. Quando sono riuscita ad alzare lo sguardo, mi stavano fissando tutti. Ma sembra che mi stessero anche sorridendo. Forse non andrà tanto male. Forse posso farmi dei nuovi amici. Vedete ragazzi, quando poi uno è timido è brutto. E per, infatti è un'esperienza molto simile alla mia. Cioè nel senso anche io l'ho passato un po' sta roba, quindi... La porta per il corridoio è chiusa. Mi serve la chiave.
Mi serve la chiave, ma ce lo... Ok, ce lo dice poi. Quindi comunque nella cosa... nella mappa te lo porto. Emily! Non griderei così, Sally. Che era? Come si spegne la torcia? Come si spegne la torcia? Ragazzi, non so spegnere la torcia. Ah, ok. Con il tasto 1. È chiusa dall'altra parte. Ok, ma io... andrei direttamente qui, eh. So tu. So tu. Però è rimasta bloccata. Ah, vabbè, quindi serve semplicemente, sì, per nasconderci se ci sgamano. Mamma che ansia, però, raga. No, vabbè, ragazzi, veramente non ce la posso fare. È un'ansia assurda. Ok. Ma ti fanno... comunque non so, sti occhi che... Ti vediamo. Ma va? Non so se è più una battuta. Ma qua... ma come ci arrivo là? Bella domanda. Ma però non posso passare. C'è questa cosa nera qui e non me la fa prendere. Allora, io proverei, ragazzi. Io ho la 103 o infermeria, solitamente no. Però se questo era l'atrio e noi l'abbiamo vista, se non sbaglio, ragazzi, era la finestra sulla sinistra. In teoria dovrebbe essere da questo lato. Si vede il mouse? Sì. Quindi dovrebbe essere tipo aula 105, comunque il bagno, al massimo la biblioteca, non lo so. Vabbè, proviamo ad andare verso l'aula 103, il discorso però che adesso è un macello perché andremo praticamente incontro a quello. Spegni sta torcia, per favore. Che me la sta passata. Rilevamento nel mostro. Nella posizione in cui i mostri hanno sentito qualcosa per la tua sagoma. Ok, fai attenzione, andranno lì ad indagare, ok. Ok, lui è di spalle, potremmo... ragazzi, non so se passare, perché io poi c'ho la forza, non so voi, me lo fate sapere sotto nei commenti. In queste situazioni, quando vado a passare, lui si gira. Sempre, sempre così è nelle cose. Quando sono situazioni di questo tipo, è sempre così. Chiudi sta porta. Sì, ma io vado troppo sbarazzino, ragazzi. Troppo sbarazzino, vado e finisce che veramente ne pago le conseguenze. Troppo sbarazzino. Vediamo se riesco a passare senza che mi sgama. I mostri vengono attratti dalla luce della torcia. Puoi usarla per attirarli mentre sei nascosta. Quindi io posso usare la torcia... no, di là. Ho cribbio. Via. Dimmi che non passa. Dimmi che non passa. Grazie. Allora, già se loro non entrano nelle aule, possiamo dirlo, punto per Grifondoro. Secondo me sì. No, credimi, ragazzi, mi sta mettendo in ansia, che è pazzesca. Queste sono cose semplici, però ti complicano la vita in un modo assurdo quando non le vedi. Io veramente, ragazzi, apprezzo sempre tantissimo quando sono titoli che veramente vanno a trattare argomenti veramente importanti. Io mi ricordo, purtroppo non l'ho mai giocato, anche se avrei voluto. C'era veramente un titolo. Emily scompare e quando riappare si porta dietro tutti questi mostri. Cosa significa? Dov'era? Ma non credo sia esattamente così. Non penso sia così in realtà, Sally. Comunque vi stavo dicendo, mi ricordo un titolo che era proprio basato sul fatto che tu... ok. Eri cieco. Sei cieco. E vai. E praticamente devi battere a terra per sentire il suono intorno a te. Sally, non lo farei. Sally. Lascia stare. Senta a me. Lascia stare. Sally. Oh, lascia stare. Non fa per lei. Frammento di biglietto. Sembra il pezzo di un biglietto della funivia, ma è vecchio e rovinato. Potrebbe ridursi in polvere in qualsiasi momento. Eccola. Quando io ti dico lascia stare. È un altro libro strano. Vediamo. Sarei dovuto morire con loro. Penso questo era quel tizio là seduto. Praticamente, ragazzi, io ve lo faccio leggere. Se volete magari mettete in pausa, perché tanto dovrebbe essere tranquillamente leggibile anche da mobile, fondamentalmente, perché è un telefono, un tablet. Però praticamente c'è sto tizio che voleva scappare, aveva sto biglietto di cui a noi ha dato solo un pezzo. Infatti, se vedete che anche il libro è tipo mezzo tagliato, no? Come se tipo di artigli.
Effettivamente poi ragazzi sembra che questo tizio poi esce pazzo, no? A un certo punto, intanto scendo piano piano, così potete leggere, esce pazzo. E quindi poi a un certo punto decide semplicemente che vuole stare qui, perché dice di vedere i suoi amici, insomma, appunto, come vi dicevo io, sembra che effettivamente esce pazzo. È un altro libro strano. Ed anche qua ragazzi, io li sto leggendo e ve li sto facendo leggere anche a voi, perché comunque prima diceva che la verità sta nei libri, quindi che non sia appunto stile Souls, nel senso che la verità, la storia, la trama la devi capire vedendo, appunto esplorando e facendo. Non vorrei che fosse la stessa cosa qua attraverso i libri, capito? Perché sarebbe un dettaglio molto interessante. Difatti ragazzi, in questo libro ci va, sembra intanto qui lo chiamo, oggi siamo all'ospedale, quindi è strano perché questo non è un ospedale ma siamo all'interno di una scuola, quindi non so se effettivamente il bambino l'ha scritto e l'ha lasciato qui, però parla dei suoi genitori che comunque, no, intanto ve lo tolgo che penso che l'avete letto, sono arrabbiati, si vogliono trasferire, tra di loro litigano, però sono ancorati qua perché a quanto pare c'è il nonno. Fondamentalmente il discorso però è questo, sembra che i genitori sanno qualcosa. Questi mostri sono ovunque, che cosa sono? Cosa vogliono? Ottima domanda. Che cosa sono e che cosa vogliono? Non avrei saputo dirlo meglio, Sally. Ok, questo però stavolta porta da qualche parte, fammi vedere. Però scusami, però aspetta. Ragazzi, noi siamo andati nell'aula 103, ma non siamo andati nel bagno, no? E sei stupido, perché tu sei passato dal bagno per arrivare qua, nell'aula 103. Che sei scemo allora? Mi ritrovo sempre davanti, sti scemi. Ah, vabbè, ottimo. Quindi mi stai dicendo che io vado a disattivare qui... Grande. Veloce, veloce, veloce. Ok. Ragazzi, quella è una chiave? Vede, io sono in perenne ansia. Che cos'è? Fondamentali. Ah, per ora la devo tenere. Ok, non la posso mettere nello zaino, va bene. Mi tornerà utile. Che altro inalatore per noi? Per il momento non li abbiamo usati, ragazzi, a parte quello iniziale, però. Non è la sensazione che ci serviranno presto. Questa chiave dovrebbe aprire tutte le porte del corridoio. Quindi giustamente... infatti, mi sta a dire che se io torno indietro ci apre quel... infatti, ragazzi, è la zona dove vi dicevo io che abbiamo visto, in teoria, si presuppone Emily. Ragazzi, quindi... Lancia la tina e fare rumore... No, che dicevi, Room? No, ma loro non entrano. Non entrano nelle stanze. Portacci tua, guarda. Non entrano nelle stanze. Diglielo a lui che non entra nelle stanze. Tacci tua. Vabbè, ragazzi, io direi che è arrivato il momento, sinceramente, di salutarci qui. Io vi saluto con questo. Non ce la posso fare. Giuro che non ce la posso fare. Ragazzi, io vi saluto qua veramente, perché questa era Guilt Ita. Se volete veramente che andiamo avanti, dovete dare massimo supporto, perché è una cosa pazzesca. Io sarei veramente felicissimo, ma se no, ragazzi, io pattigliare amicizia lunga me lo giocherò da solo, perché mi ha dato un incipit pazzesco. Parte con una bellissima motivazione, diciamo, di fondo, e sinceramente parte molto molto bene. E tutto quello che hanno condensato, adesso lo dico molto brevemente, tutto quello che hanno condensato qui l'hanno fatto bene, almeno sembra un primo impatto. Ragazzi, questa non vuole essere una recensione, perché non è fattibile, però sembra fatto bene. Sembra veramente fatto bene, però giustamente bisognerebbe vedere come poi continua. Signori, vi ripeto, questa era Guilt Ita. Fatemi sapere là sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E fatemi sapere se lo proverete, ragazzi. Sono veramente curioso che impressione vi ha fatto. Per il momento è tutto, ragazzi. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!